Gli interventi sono avvenuti tramite una progettazione a monte di quello che c'era già, delle linee guida ben definite. Noi qui abbiamo rifatto tutto quello che è la rete, trasmissione dati, l'impianto di videosorveglianza e l'impianto antintrusione, che sono integrati fra di loro per fare una gestione unica. Un premio, come è stato detto prima in, in conferenza stampa, rispecchia un po' l'Oscar del cinema, quindi un riconoscimento importante per voi. Beh, diciamo nell'ambito dei beni culturali, e indetto proprio dalla Fondazione Enzo Rubi, sì, sta prendendo una dimensione a livello nazionale molto importante. Eh, sono concorsi dove le aziende del nostro settore ambiscono a partecipare e sta dando uno standard di qualità. Questo premio lo otterrete voi? Verrà donato al museo? Beh, diciamo che in questo caso per. Veramente per l'integrazione che c'è stata fra l'amministrazione comunale e noi abbiamo deciso di donare il premio proprio al committente che è il comune di Pesaro. Poi noi... Viviamo di gloria questa volta, quindi va bene così. Siamo molto felici di questo premio, siamo felici intanto per Umbra Control che è un leader nazionale per quello che riguarda l'impiantistica, non solo impianti elettrici ma anche quello che sono le telecamere a circuito chiuso, tutti i sistemi di sicurezza anche dei musei e anche tutto quello che riguarda ovviamente il controllo dei dispositivi digitali sappiamo quanti ce ne siano qui all'interno del Museo Nazionale Rossini. Uno dei premi più importanti, forse il primo più importante che c'è in Italia per quello che riguarda appunto il, gli interventi impiantistici nei beni culturali.